Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è davvero un video speciale, abbiamo con noi degli ospiti davvero eccezionali. Siamo qua a fare la shoutout con Fuse Gamer. Special guest per Fabio Di Mauro Official. Scusate, sono Matteo di Pannoncino. Ciao ragazzi. Allora, come ti senti alla vigilia di questa sfida? Tra l'altro sai in cosa consiste, in cosa funziona? Allora sì, shoutout, però non so quanti. L'abbiamo messa alla prova, come non so quanti tiri sono? 30 bravo. Si è salvato in calcio d'angolo. 30 tiri, 7 secondi a disposizione, okay. Contro Avarai, l'uomo alla tua destra, Francesco Di Mauro, che è... Grazie, bocca al lupo anche a te, attenzione al mio destro. E tra l'altro sì, appunto, 7 secondi, partirai più o meno tra altezza tiro libero e centrocampo, quindi si parte, poi dopo 7 secondi per concludere e poco altro aggiungere, una sfida abbastanza intuitiva, veloce. Il migliore è stato Antonino Isgro per ora 16, Fabio ha fatto 15 e poi c'è Abra Calaia con 14. Quindi la metà quasi. Esatto. Peggiore, il però... peggiore, Ayman Maizi, che gioca a futsal, il Caimano, ha fatto 6. Arrivo, voglio fare 7 almeno, No, in realtà vorrei arrivare almeno a una decina di culo. Secondo me si può fare. Tra l'altro noi di solito alterniamo due portieri, quindi oggi chiaramente sarò da solo, quindi bisogna anche vedere un po' la componente mia fisica. Pensando alla lancia a tuo favore, noi non abbiamo mai avuto un giocatore che non sia di futsal fino ad ora. Sei il primo giocatore che non ha giocato effettivamente a futsal a fare questa challenge, quindi vediamo come te la caverai. Sono veramente curioso anche di scoprire quale sarà il tuo livello. Andiamo a presentare gli ospiti che ci sono oggi, che commenteranno questa sfida. Vai Fabio. In regia con noi oggi ovviamente Mirko F. Ciao ragazzi. Simone Crispo. Ciao ragazzi. E Yeshua. Ciao ragazzi. Oggi... cabina di regia oggi. Importante, tutta napoletana. Quello che ha fatto di meno, che gioca a futsal, 14 gol, giusto? No, se sei, sei. No, sei. Quello che ha fatto di meno, sei. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sì, no. Girati un attimo, portiere, per favore. Devo chiedere consigli qua al masto. Dov'è che secondo te c'era sua terra, dove mirare più alto? Devi abbuffare, devi fare finte secondo me, perché quelli portieri... amico! Amico! Ah boh, tu dimmi, allora, sulla sua terra o alto? Visto che penso che, cioè, gioca anche a futsal, quindi si butta tipo in spaccata, capito? Quindi vedi il lato dove si butta in spaccata, allora, e alzala su quell'altro. Cioè nel senso, si butta in spaccata sulla destra, cioè, se Guarda come sei. Guarda Simone, senti sta cosa. Guarda, se lui si butta in spaccata. Un consiglio che ti posso dare, secondo me, se gli fai una finta di tiro va giù, secondo me. Perché molte volte fa la ha questo difetto qua, lui, che se gli fai una finta di tiro, cioè non fare così. Se gli fai una finta di tiro va giù. Senza guanti, giustamente. Allora è tutto pronto per l'inizio della prima serie della shootout. Ricordiamo ovviamente sempre 7 secondi e vediamo come andrà la prima serie. Tengo io il tempo, sono qui. Che noi napoletani non bariamo. Nava! Quanto vi aspettate che faccia? Secondo me supera il più scarso. Sì, secondo me supera i 12, credi. Andrea una cosa tiene, segna. Cioè nel senso c'è il fiuto del gol, capito? Allora ragazzi, quindi ogni volta che Andrea tocca il pallone io farò partire il cronometro. Forza Juve! Ho visto come para. 4 secondi. 4 secondi. Andrea, per calcolare un po' il tempo, 4 secondi ci hai messo. Quindi sì, c'hai sì. Tempo. Vai. Vicino questo, vicino. Non è facile, la porta a 5 è piccola. Vai Andrea. Dai. È partito, io ho fatto partire il tempo. No! La puntazza. 10 tiri, 10 puntazze farei io. Primo gol al sesto tiro. Sfunato Piet. Qua rimane il segno. Qua rimane il segno della palla, proprio bella grande. Che sfinimento. Fa bruttissimo questo. Vai. 2 secondi per tirare. Guardare sul sinistro. È buona la tattica, vai Andre. C'è anche sfiga qua. Parata traversa. Sì Andre. Ah. Ci ha provato. Francesco non regala niente. Sei troppo frettoloso, cioè tiri a 3 secondi. Ne hai 7. Non mi viene di fare la finta.
Ma come lo spini? No. È perché non è naturale. Cioè mi capisce, capito? Quando... si vede che sei lontano dalla palla, sì, quando, sì, quando fai finta. Fai la finta quando la palla sta a un metro, capito? Fai la finta di calciare, è normale che lo capisci. Mi sa che i consigli che vi avete dato... Ti giuro che non ha fatto niente di quello che abbiamo detto, né io né Fabio. Cioè non... Vabbè, ma allora io lo capisco perché poi è difficile, che poi la prima cosa magari più banale è quella di puntarmi frontalmente, cercare lo spazio, cioè anche la maniera più facile, elementare di puntarmi. E di solito quelli con cui vado più in difficoltà sono quelli che mi puntano. Sì, ma stai tranquillo, non ti punta Andrea, non va sulla rapidità. Esatto. Sì, più che altro ti ha dato, dato poca varietà, nel senso che tira sempre più o meno dalla stessa posizione, esatto, quindi ti aspetti più o meno il tiro. Sì, esatto, anche quello. Andiamo a vedere come si comporterà con la seconda marcia con i prossimi 10 tiri. Quando vuoi. Bravo, calma! Mi sta prendendo. Silenzio! Guarda, 4 secondi! No, no! Bravo, Andre, bravo! Calma, calma! Le offese dopo i 6 gol. Partito. C'hai tempo, c'hai tempo. No! Oh, 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 oh! Partito! 3 secondi! In futuro vorrei fare questa sfida, allora. Certo. Oh. Wow. Sì, Andrea, così fai le finte a me, no? Wow. Oh. Boom! Oh, questa prova, come ha detto Fabio. Come? Ragazzi, è bastato un movimento a partito, farmi capire. Partito, è partito, 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 eh? Partito, è partito. Guarda che figa. L'ha fatto, bravissimo. Bravo! Ha funzionato la finta. 3? No, stai a 4, veramente. Oh, no, sono a 4. 3 questa mano. L'anno prossimo. Quando vuoi. Oh log. Partito. Oh log. Partito. Guarda come lo guarda in faccia. Guarda come lo guarda negli occhi. Oh! Ma dove è passata questa palla? Beh, guarda, il portiere sta andando un po' sotto, vabbè, psicologicamente, eh. Vediamo un po'. Adesso ha capito. Guarda come lo guarda. Bravo! Guardalo! Oh, non ne sbaglio più uno. Muto Ayman, muto! Ha già agganciato Ayman Mahidi. Eccolo, guardalo, guardalo, guardalo! Ha provato! Era... ha provato, ci sta. No, no, no! Tecnica, devo dire, geniale. Il bambino si è messo pure anche paura, se posso dire. Ha usato il bambino come esca. Oh, loca! Oh, loca! Boom! L'hai preso qua, l'hai preso. Sempre creduto in lui, sempre. Oh, devo dire che mi ha sorpreso. È stato davvero cinico, soprattutto questi ultimi 10, davvero complimenti. Cos'è che ha migliorato secondo te? Tutto sta nel proprio fare il gol perfetto, perché non glielo fa il gol banale. Ho provato qualche volta di punta, però mi sa che non è la tecnica migliore, perché prendendola di punta non riesce ad angolarla. Guarda portiere, cosa ha preso? Ha preso i guanti. No, portino, portino. Andrea, visto, appena ti sei messo un attimo a ragionare di più sul come tirare, esatto, dove tirare, l'hai guardato. I primi 10 li ho un po' buttati, sì. Sì, i primi 10 tu buttavi palla avanti e tiravi. Non sono uomo quanto Ragnar, devo assolutamente correre i rimedi che qua. Ho subito un tiro di punta di fuso dritto sul cuore. Ho sentito il battito cardiaco che proprio si è alterato completamente. Mi dispiace. Poi ho iniziato a giocare psicologicamente facendo finta di farsi le foto, non so. Sono in confusione. Anche con i guanti ti bucherò. Vediamo, vediamo. Ma lo superi il record? Sì. Cioè quello negativo, cioè superi 6. Ne faccio uno su 10. No. Beh, almeno ho fatto quello. Ho fatto quello. Ti basta quello. Avete citato Ragnar, io dico clean sheet. Aia. Guarda Fabio, agli ultimi 10 tiri Andrea, io ho detto 12. Secondo me ne fa 6 o 7 su 10. Secondo me almeno due, altri 2 o 3 ne fa. Secondo me ne fa 4. Arriva a 10 così, ci sta. Ultima serie, inizia. Gran parata. Quanto, gran parata. Il guanto fa la differenza. Sì. Eccolo. Eccolo. Partita. Eccolo. Oh, basta uno per il record negativo, forza. Dai Andrea, sì. Oh, partito oh, subito. Oh. Quando... Andi, voglio un grande. È per voi. È per voi. Grazie, avete sempre creduto in me. È battuto un giocatore di Serie B di futsal, Andrea. Arrivo futsal. Sì. Eccolo. Sì, Andrea. Eccolo. Eccolo.
Ancora? Ah. Stavo un cazzo, mannaggia. Un gol di punta lo fa. Bella per te. Oh loca. Bella parata, bella parata. Bravo! Sì, meno uno ad eguagliare Kevin Calia. Comunque è davvero un buon risultato. Due per Diego. Per te, Diego. 3-2 su 3, calma, concentrato. Vai. Ecco. Vai più avanti. Vai più avanti. Calma, perché a lui piacciono gli ultimi due palloni. Via. Bravo. Non fa niente. Allora, punto al Pipita, Higuain. Potrebbe uguagliare Kevin Calia. Chiudi bene. Bravo! Sì. Bravo! Il Pipita. Oh, 9 su 10. Non male. Allora, 9 su 30, secondo me è davvero ottimo risultato. Te sei soddisfatto? Assolutamente sì, anche se puntavo almeno a superare l'ultimo. Però a un certo punto poi ho puntato ai 10 perché Diego mi sorvegliava dall'alto, però l'ho deluso. In realtà avrei detto 7-8 gol. Però no, anche a livello di tiri mi hai sorpreso. Più che altro perché sei andato male alla prima serie. Però dopo ho visto che hai preso la calma, cioè sei stato molto più cinico sotto porta. Ha sbagliato tanti tiri, dava troppo di fretta. Poi bravo anche Francesco, per carità. Tutto a posto il petto? Com'è? È diventato azzurro. Com'è stata questa challenge, Fre? No, come ho detto è stata difficile soprattutto anche psicologicamente, non solo per lui, ma in generale perché sento di giocare contro una squadra proprio che contro un singolo giocatore. Non ho dato tutto quello che avrei potuto dare, secondo me potevo fare qualcosina in più in qualche tiro, però concordo anche con Simo che dice che qualche gol in più avresti potuto concretizzarlo, magari qualche occasione un po' buttata via. Potevo fare di più, però potevo fare anche di meno assolutamente per quello che sono, cioè. Anzi, potevi fare facilmente di meno che di più. Infatti praticamente volevo sentire anche un'opinione da parte di Mirko. Posso fare una domanda a Mirko? Che ne pensi dei 7 tiri di punta di Andrea? Che assurdo. Non l'ha pigliato proprio, frate. Zero. Dobbiamo vedere Mirko a fa sta sfida. 30 pontazze chiavo dentro al pallone, se vuole. Anche perché ricordiamo che nel suo prime calcistico, Mirko. Infatti, avrei fatto almeno 20-25. No. 25 fuori. 25 fuori. Ma io mi aspettavo qualcosa di più. Però dai, il portiere è forte, para bene. Però bisogna fare sempre di più la prossima volta, giusto? Sempre meglio, ragazzi. Allora, ragazzi, noi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale. Siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi iscrivetevi. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi vi ricordiamo tra l'altro di seguire, ma non penso ce ne sia più tanto bisogno, il canale di Fuse Gamer e Simone Crispo. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.